tra le tante suggestioni che hai dato sulle quali sarà il caso di ragionare, molte sono legate proprio al momento in cui l'ingresso, diciamo, nella comunità scuola segna un po' il passaggio e l'individuazione dei ruoli di genere che vengono in qualche maniera imbalsamati e stereotipati. E mi viene in mente, perché poi io di solito mi occupo anche di questioni di genere, che le due questioni le abbiamo detto mille volte anche con Carlo, si intersecano ripetutamente, finché non c'è un riconoscimento di pieni diritti sia rispetto al genere femminile, sia rispetto al mondo omosessuale, di civili intendo, non si va da nessuna parte. Quindi quel ruolo che è in qualche maniera negato, quello spazio di vita che viene negato, parte per le donne, immagino tutte le battaglie legate alla presenza nelle istituzioni, le battaglie per l'ingresso con le quote, eccetera, tutte cose giustissime, sacrosante, importantissime, però finché quando entra in primo anno di materna ci mettiamo un bambino rosa, è persa in partenza quella battaglia, cioè sarà sempre una battaglia che parte perdente, che il nostro stesso di cristallo è lì e non c'è verso di buttarlo giù a sassate, non viene via. Stessa cosa per gli stereotipi legati all'identità sessuale, all'orientamento sessuale, quindi ci fanno confusione in tanti casi, ma io penso al momento in cui è stata scritta la legge contro l'omofobia, alcuni passaggi di quella legge contro l'omofobia erano veramente preoccupanti, perché facevano una confusione tra orientamento, identità, ruolo, che era veramente qualcosa di preoccupante, con addirittura suggestioni tutte negative. Sinceramente c'era da chiedersi che quale testa ci fosse dietro. Sicuramente c'è un problema di omofobia all'origine che condiziona tutti e che io sono d'accordissimo su questo, andrebbe eliminato, ma è un'operazione esattamente, va io le vedo tutto in parallelo, sia per le donne che per tutto il mondo LGBT, va in parallelo, perché noi siamo comunque percepiti in un mondo che non soltanto è eteronormato, ma è un mondo comunque a misura esclusivamente maschile, comunque, e quindi noi comunque siamo di più fastidiosi o fastidiose e fuori da quegli spazi, perché comunque tu sei sanzionato attraverso gli episodi di violenza di genere, non si contano ovviamente, anche in questi ultimi giorni, ma anche quelli legati al turismo omofobico, sono comunque punizioni sull'uscita dal ruolo che è socialmente garantito, socialmente permesso, socialmente accettato. Tutto quello che va fuori deve essere punito, deve essere ripreso, riportato a regola, normato. E normato in maniera bonaria, se la persona è disponibile a rientrare nei ranghi, in maniera violenta se invece c'è una resistenza in questo senso. Poi violenza che può essere più o meno forte, cioè verbale, fisica, dipende dal contesto ovviamente, ma può arrivare anche a essere purtroppo anche molto molto pesante. Antonio, fandaci una cosa invece dell'esperienza di lavoro. Vuoi segnare qui? Che è una finta sì, è meglio. Grazie, qua ti vogliono vedere, no? Certo. Ringrazio Susanna, tanto responsabile del centro del problema, per l'invito che mi hanno rivolto a potermi illustrare quello che è successo adesso, no? Se ne rendo conto perfettamente che dopo l'intervento in Maria Paola non sarà proprio semplice riuscire a introdurre qualche nota un po' meno pessimista di quelle che abbiamo sentito, perché la musica mi sembra che fosse proprio su una sola nota. L'eccezione adesso abbiamo, no? Spero di no. No, l'eccezione rispetto alle cose negative che ho detto io, che poi c'è stata, vabbè, lo direi
raccontare il senso di quello che è successo. È stato un episodio che si è verificato ormai più di un anno fa. È stato coinvolto alcuni, 6 o 7 studenti del liceo ginnasio Giorgio Asprolo di Muro, che dirigo, di conseguenza per il risalto che se ne è dato ha coinvolto tutta la scuola, gli studenti, i genitori, i docenti, il personale, il sottoscritto. Quindi intanto è importante precisare che la vicenda di omofobia e di ciberbullismo che illustrerò non ha assunto connotati, come a volte succede, di eccezionale mostruosità che conferiscano un risalto speciale rispetto ai numerosi casi analoghi che, io credo, si verificano con inquietante frequenza nelle nostre scuole. È stata, lo affermo provocatoriamente, una ricetta di ordinaria mostruosità e non straordinaria. Cos'è successo? È successo che nella tarda serata del 18 marzo 2013, su una pagina Sportnet, una di quelle pagine che sono aperte per i nostri incontri, ciber rivelazioni, ciber corteggiamenti, manifestazioni di gradimento personale, primi applausi per relazioni di amicizia e affetto, sono stati postati alcuni messaggi di questo tenore. Mi dovete perdonare, ma devo essere un tantino crudo, perché bisogna dare il senso di quello che si scrive, altrimenti parliamo, confesso anche con imbarazzo, perché vado a leggere, ma insomma, è quello che c'è del tribunale, no? A dire tutto, altrimenti chi ascolta e chi giudica non può essere messo nella mano. Pinco Pallino, lo sappiamo che gli piace il cazzo di Tizio Caio. Pinco Pallino, devi morire presto. Tizio Caio, lo sappiamo che succhi il corto cazzo di quella cheta isterica di sempre. Molto. E che hai il culo molto. Scusate, no, era corto cazzo. Sì. Vorrei far notare a Pinca Pallina che è veramente un cesso, dovrebbe rendersene conto. E altro ancora, che mi risparmio a dargli il senso. Uno degli studenti della scuola ha avvisato per messaggio una sua docente che mi ha immediatamente informato. Erano le 11:30. Nello sgomento più profondo abbiamo tenuto sotto controllo la pagina oggetto, nell'arco di poche ore, di numerose visite, con un preoccupante innalzarsi di mi piace, sappiamo che cosa significa, e commenti sarcastici sui contenuti postati. Si sono aggiunti messaggi sprezzanti o comunque grevi sui docenti della scuola per aspetti estranei a scelte personali o orientamenti sessuali. E l'aveva reso noto tra i ragazzi che i contenuti erano stati e sarebbero stati salvati e i loro autori sarebbero stati chiamati a rispondere in forma decisa e ferma del loro operato, ha fatto sì che, con un tantan veloce quanto quello cui era corsa l'infamia, vari post venissero cancellati e la situazione tornasse ad una calma apparente. Il domani mattina la scuola era avvolta da una cappa di silenzio e tensione. Non sto romanzando, proprio così. I ragazzi offesi sono stati immediatamente accolti da me e da docenti che mi hanno affiancato. Lo shock era forte e la reazione di quasi tutti era di richiesta di silenzio e riserva. Nell'auspicio che si fosse trattato di una nottata e che, come per tutte le nottate, se ne dovesse solo attendere il passaggio, come ci aveva detto una volta, ad appassare un po'. Gli studenti della scuola erano frastornati, gli amici di Bersaglia erano sconvolti, desiderosi di manifestare vicinanza e solidarietà, ma persuasi che ciò dovesse compiersi in forme riservate, discrete, private. Molti erano ignari, all'oscuro. Alcuni erano curiosi, altri forse, in fondo non gravemente disgustati, perché c'è sempre questa quota di popolazione. Altri ancora erano convinti che gli interventi potessero essere rubricati come una goliardia, quindi passati sotto silenzio, compatibili con una dimensione di scherzo e di beffa. Ciò che nel corso della mattinata ci è parso via via inaccettabile è stato il silenzio. Nessuno che si è venuto a parlare, a porre i problemi, a sollevare la questione, a chiedere occasioni comuni di riferimento. Nessuno, né fra i grandi, fra gli adulti, né fra i giovani. A quel punto, io e i miei collaboratori abbiamo ritenuto di dover guidare i passi, perché se avessimo fatto trascorrere inutilmente, quindi senza far nulla, l'intera mattinata, avremmo sottoscritto l'inerzia. Affermato noi stessi una logica di normalizzazione
o peggio di normalizzabilità. Riuniti i miei collaboratori più stretti, abbiamo deciso di convocare almeno i rappresentanti degli istituti di tutte le classi in aula magna. E lì il sistema del silenzio ha cominciato a cedere. I 60 attesi erano già un centinaio, perché si erano aggiunti ragazzi offesi, loro compagni, amici, che desideravano comunque essere coinvolti in un dibattito ed essere partecipi, dovevano esserci insomma. Alla presenza del punto C della discussione, prima guidata, che era indispensabile all'inizio, non ho tenuto, è in brevissimo tempo esploso e mentre le considerazioni prendevano forma, accompagnate da emozioni osservabili, tangibili, di sdegno, indignazione, si delineavano anche le prime forme di presa di posizione. In parte guidati, in parte sospinti dalle loro stesse idee, sospinti da un'emozione che si era finalmente liberata, nella quale si intrecciavano l'empatia per chi è stato ferito, ma anche la vitale insofferenza per una vicenda che riusciva ad essere decifrata come insopportabile, così i ragazzi hanno dato forma ai primi progetti. È nato per la mattina successiva un girototo che ha voluto essere l'abbraccio alla scuola di 730 ragazzi e di tanti docenti, nel segno di una inviolabilità assicurata dalla vigilanza. È nata l'idea di magliette bianche che tutti hanno acquistato e su cui al pomeriggio sono stati realizzati i disegni e scritti. La scuola la sera è rimasta aperta fino a tardi per ospitare e contenere la vicinanza, la solidarietà allo stesso. I ragazzi hanno creato passi delle letterature che sono oggetto del loro studio, individuando liberamente passi, frasi, concetti attorno a cui potesse polarizzarsi la loro reazione. Hanno prodotto cartelli, soprattutto hanno dato seguito a ciò che era auspicabile, che l'accaduto si considerasse davvero un evento mostruoso e inaccettabile, insopportabile, da stigmatizzare contro chi assumere posizione, assumere un impegno personale e inequivocabile. Innanzitutto alla riflessione ed infine alla condanna. Questo non si poteva fare. Dopo l'abbraccio alla scuola, che è stato ripreso da telecamera e fotografato, anche da passare, e hanno il senso dell'accaduto anche all'esterno, che era quello che volevamo, i ragazzi si sono riuniti in assemblea straordinaria. E vuol dire che erano anni che, così numerosi, non occupavano gli altri. Ci sono stati interventi appassionati e la posizione di ciascuno è diventata chiara. Noi adulti, io fra loro, abbiamo fatto la parte che ci è apparsa più opportuna. Abbiamo guidato, sollecitato, incanalato, fatto spunti, ascoltato tanto e tanto. Apro una parentesi, non potuto dire quello che dice Maria Paola. Io ho detto noi adulti, ma sono perché io ho un punto di osservazione particolare. Se le nostre decisioni sono state adeguate, al riparo del mio autocompiacimento esprimo una viva soddisfazione. Parlo naturalmente del mio opera, ma in più nessun impiego si è verificato e questo ci rassicura moltissimo. Naturalmente, io sia a conoscenza. Non perché mi illuda o mi sia illuso, insieme agli altri colleghi più responsabili, di aver definitivamente distrutto un seme, ma certo perché riteniamo, insieme, di aver sradicato una pianta, di avere problematiche e le condizioni per una sua riaffermazione. È diffusa, questo io lo affermo con ragionevole convinzione, la consapevolezza che la scuola, la fruceo è vigile, inequivocabilmente indisponibile a valore di copertura e a valore di saltare il mio volontariato. Perché io mi sia portato la conoscenza. Questo è indispensabile. E lo dico perché? Perché le cose si possono osservare, come diceva Maria Paola. Se però poi il capo di istituto non è informato,
la scuola passa per essere la scuola, perché la scuola si identifica, torto la ragione, volete questo, come faremo? E mi ricordo probabilmente la mia stessa esperienza, a volte ci viene rimproverato, non avete fatto niente, la scuola non si è mossa, ma come facciamo a muoversi? Altra cosa è il capo d'istituto di cui parlava Maria Paola, che con un linguaggio che muove di fare, veramente discreto, insomma su tutti, allora dipendenti. Dal mio preso però bisogna mettere nel conto che una quota, spero fortemente minoritaria, possa essere presente forse in via di elezione accompagnando l'uscita, anche se non è solo una questione del fatto. Infatti, dicevo, la presenza di ciascuno dei ragazzi è possibile in modalità che percepiamo come gli stessi. E di ciò riceviamo conferme da docenti, compagni e famiglie. Quella era l'impressione. Abbiamo costruito una rete per cui ciascuno sa di poter contare su presenza di tutti, di vicinanza e supporto. Ci pare, ed è una convinzione che francamente sembra assicurata, perlomeno in questa fase, di aver creato una comunità che vigila, il che non implica una sorveglianza occhiuta, cioè una sorveglianza di carattere ispettivo, ma c'è una reciproca custodia dei valori, un impegno a mantenerli saldi, a rispettare regole chiare per tutti, trasparenti, e queste da considerare non negoziabili. Non vi sono stati nemmeno sotto traccia, quanto posso sapere, e ho fatto modo di sapere, di essere informato, risvegli di settarismi, aggressioni e violenze. Di ciò ne sono davvero contento. Io sono chi mi ha fatto. Siamo convinti, come dicevo nell'introduzione del mio intervento, di non aver compiuto un esempio, di non aver costituito un esempio eccezionale. Ciò che si è compiuto tra noi non è dissimile da ciò che capita in tante scuole, in tante comunità. Denunciare, prendere le distanze, separarsi. Siamo soddisfatti e rassicurati per la risposta che abbiamo cercato di offrire e abbiamo ottenuto, per la strada che abbiamo inteso additare, per uscire da un piccolo cerchio in cui ci siamo trovati. E rimetterci in un percorso aperto di accettazione possibile, dovuto e vissuto. Da questa vicenda, e questo mi pare particolarmente significativo, l'intera comunità scolastica a me sembra aver tratto profitto in termini di estensione, di coesione, di senso di appartenenza, di consapevolezza, di identità tessuta con i fili colorati dell'accettazione. Non sto facendo un quadro di un corato, è di situazione irreale. Questa è la situazione che io colgo. Il bianco di quella mattina piovosa, insomma, era insomma in tanti colori possibili, tutti belli, tutti con diritto di presenza. Non distinguibili facilmente, come diceva prima, ma che certo sono presenti.